Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Oggi voglio parlare di beneficenza e lo faccio in vista di un derby Empoli-Fiorentina, che è un derby al quale tutti i tifosi della Fiorentina tengono tanto. Sicuramente c'è rivalità con l'Empoli, ma dal punto di vista della beneficenza l'Empoli sta facendo davvero grandi iniziative attraverso le proprie associazioni. Ma al di là dei soldi che le società danno o meno, al di là delle campagne di beneficenza, sono i giocatori, sono i calciatori che si mettono in discussione e che partecipano ad eventi importanti. L'Empoli partecipa tutte le settimane a qualche evento, manda i propri rappresentanti, manda i propri giocatori che sono sempre in prima linea. Ieri sera ho partecipato a una manifestazione per ricordare i due ragazzi del vivaio juventino scomparsi, Neri e Ferramosca. C'erano tante presenze come tutti gli anni, c'era addirittura Claudio Marchisio, giocatore della Juventus, che ha preso un aereo privato per esserci ad Empoli ed è tornato in nottata a Torino. C'erano 5-6 calciatori dell'Empoli, c'erano molti rappresentanti del Pisa. Della Fiorentina c'era soltanto il professor Vergine. Ecco, in questi casi avere un giocatore, avere due giocatori, avere tre giocatori viola dovrebbe essere un obbligo, vista anche la vicinanza chilometrica delle due città. La presenza è importante e i giocatori non dico che dovrebbero essere obbligati, ma dovrebbe essere un loro piacere nella vita poter aiutare gli altri anche semplicemente con una presenza. Ci pensi la Fiorentina, che sta facendo tante belle cose in generale negli ultimi tempi, sta migliorando notevolmente dal punto di vista della socializzazione. Ecco, forse questo è un altro passettino in avanti da fare nei confronti di chi sta peggio. A domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.